Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione del Veneto, e Andrea Razzini, direttore generale di Veritas. Il vostro punto di vista sulla rigenerazione di Porto Marghera. Beh, intanto è una giornata importante perché è una giornata di riflessione, di spunti, e quindi ringraziamo gli organizzatori, in particolar modo l'Ordine degli Ingegneri, per questo tema. È un tema sul quale si dibatte da anni, ovviamente, sul quale gli enti territoriali sono impegnati, ma è una situazione talmente complessa che deve vedere per forza di cose tutti gli attori coinvolti in una sorta di lobby territoriale che porti a compimento la questione. Stiamo parlando soprattutto del tema ambientale, quindi del tema degli investimenti che devono arrivare per forza di cose dal governo centrale. Oggi abbiamo anche la fortuna di poter dibattere con l'onorevole Barretta, quindi di discutere anche con lui sulle questioni che la regione, assieme alla città metropolitana, assieme al comune di Venezia, sta intraprendendo. Ricordo la legge della salvaguardia di Venezia, sulla quale solo quest'anno una delibera da 30 milioni di euro si sta mettendo in piedi tutta una serie di lavori, però ovviamente è un tassello di un intervento che deve partire e che ha numeri molto più importanti. 78 milioni sono quelli che il ministro Costa aveva promesso entro fine anno. Chiederemo conto per capire cosa sta succedendo e se ci saranno queste risorse, ma perché questo è il trampolino per poi poter rilanciare una rigenerazione che tocchi anche il mondo dell'impresa, il mondo dell'economia e, perché no, il mondo delle professioni, nel dare degli significativi spunti di interesse per il rilancio di quest'area, che è assolutamente fondamentale non solo per Venezia ma per l'intero Veneto e per tutto il nord-est. Noi abbiamo un particolare punto di vista, poiché all'interno di Porto Marghera abbiamo la piattaforma che abbiamo denominato ecodistretto, cioè il luogo dove portiamo i rifiuti che raccogliamo nell'intera provincia di Venezia, oggi città metropolitana, e dove li lavoriamo in modo da garantire loro un futuro di riciclo e di riuso. Abbiamo ancora una piattaforma che fa recupero energetico e che si trova all'interno sempre di Porto Marghera e che stiamo anche modernizzando proprio per rispondere al miglioramento che in questi anni ci ha visto arrivare ad essere la prima città metropolitana d'Italia per raccolte differenziate e anche per effettivo riciclo, che poi è l'obiettivo che l'Unione Europea ci ha assegnato. Tre parole chiave dal vostro punto di vista per rigenerare Porto Marghera. Se parto io, intanto dobbiamo dare delle certezze. Certezze. Chi è qua oggi cerca certezze, e le certezze per rilanciare Porto Marghera sono quelle di avere una completezza dal punto di vista, appunto, della sistemazione dell'area, dal punto di vista della urbanistica, ma soprattutto delle bonifiche ambientali, perché ovviamente senza bonifica un imprenditore che anche abbia le migliori disponibilità per scendere, e noi lo attenderemo col tappeto rosso per quanto mi riguarda, ma è ovvio che se trova le incertezze di 50 vincoli, 10 enti diversi che ci mettono 10 anni e quindi rimane impantanato nella burocrazia, questo intanto ti dice arrivederci signori, io vado altrove. Quindi questa è la condizione sine qua non per rilanciare, per creare appunto opportunità. E quindi oggi noi ci aspettiamo da questa lobby territoriale, che è il territorio, che sono le nostre aziende, che è il governo, certezze da dare al mondo dell'impresa e al mondo delle professioni. Beh, sottoscrivo quanto ha detto il vicepresidente. In effetti uno dei mali del nostro paese, ormai non solo di Porto Marghera, è non avere tempi certi nella definizione delle trasparenze e delle efficacie amministrative che sono necessarie per le attività economiche, anche se la nostra è un'attività di servizio. Quindi quella della trasparenza e della velocità è essenziale, direi che forse è più importante addirittura di disporre di fondi o di incentivi, perché è su questa che le imprese serie misurano i propri investimenti. L'altra è la sostenibilità, naturalmente, perché Porto Marghera viene da una storia industriale di eccellenze, ma anche da una storia ambientale di sofferenze. Quindi ciò che noi dobbiamo vedere sì insediato e soprattutto nel suo futuro deve essere sostenibile, come ormai tutto deve essere, anche noi che ci occupiamo appunto dei rifiuti urbani. Quindi certezza, sostenibilità e...
anche lungimiranza. Lungimiranza. Io aggiungerei questo perché poi sono, è un connubio fra quella che è la certezza, quindi di quello che sarà domani, e il fatto della sostenibilità e lungimiranza per pensare a quest'area e a Venezia, all'intera area, diciamo, di Venezia per i prossimi 20, 30, 50 anni, quindi di lavorare anche su quello che sarà il futuro, quindi dalle start-up alla sostenibilità, al mondo dell'impresa, ma anche dei nostri giovani, perché molto spesso siamo quelli che veniamo giustamente criticati per il fatto che formiamo eccellenze che poi non trovano soluzione. Qua c'è la possibilità per tutti, stiamo parlando di un palcoscenico. Grazie. Grazie a te.